Buonasera a tutti, benvenuti a questa serata culturale con l'associazione Onebu. Stasera parleremo di lingua sarda. Abbiamo con noi il professor Bartolomeo Porcheddu, che saluto e ringrazio di aver accettato l'invito. Siamo qui nella nostra sala conferenze Onebu di Cagliari, mentre Bertolo, tu dove sei? A Sassari è a casa mia. Perfetto. Allora, i nostri amici stanno iniziando a collegarsi per vedere la diretta, quindi io direi di mandare la sigla. Parleremo, quindi abbiamo detto, di lingua sarda, parleremo delle origini della lingua sarda e iniziamo subito con la sigla. Bene, eccoci qua, pronti per iniziare la trasmissione. Iniziamo a salutare i nostri amici. Ciao Maria Luisa, ciao Adriano, Felicita, Luisa. Naturalmente salutiamo tutti i circoli dei sardi in Sardegna, in Italia e all'estero che ci seguono sempre con affetto. E stasera sarà una serata dedicata particolarmente a chi ci segue da lontano, insomma, perché la lingua sarda è un sistema identitario che hanno loro per trovarsi anche quando sono fuori, è un sistema di aggregazione. Bartolomeo, allora, tu hai scritto un libro molto interessante, vorrei prima di tutto che raccontassi un po' la storia di questo libro e la storia delle sue traduzioni. Dopo inizieremo con la serata, mandiamo le immagini, però per introdurre diciamo, l'argomento, so che è una storia molto intrigante. Le persone di Orgosolo saranno contente di quello che dirai. Ti do la parola. Concedimi, giusto per sciogliere i muscoli facciali, un saluto in sardo. Prolantu, saluto a boisti de omebu, a sos chi sun in si studio tou, e a tutto gusto so chi sun in domo, in soro, e chi querene ascoltare questa trasmissione su Brasalin Basarda. Fatta questa premessa, ora sono molto più sciolto, mi sento più a mio agio. Ecco, devo dire che quest'ultimo libro, Roma, Colonia della Sardegna, è nato grazie ad una persona che vuole però rimanere anonima. E questa persona mi ha chiesto se poteva finanziarmi una traduzione in inglese, perché sappiamo benissimo che la lingua sarda e tutto quello che riguarda un po' la storia antica della Sardegna è chiusa in una specie di sfera, ed è difficile proprio uscire, è difficile far valere la nostra storia antica fuori dalla Sardegna. Pertanto lui ha pensato di aggirare l'ostacolo, cioè di mandare il messaggio non direttamente agli italiani, perché ce l'hanno già, perché i libri sono scritti quasi tutti in italiano, ma di mandare questo messaggio agli americani, agli inglesi e agli abitanti un po' di tutto il mondo. Per cui, con la collaborazione di Maria Antonietta Meloni, una giovane di Orgosolo, che si sposta da Sassari verso il suo paese natio, un'insegnante di inglese che è stata in Inghilterra diversi anni, ecco, ha tradotto in inglese, ha impiegato anche diversi mesi, perché la traduzione non è di quelle semplici, in quanto ci sono tantissimi termini in sardo. Oltretutto poi ci sono continui riferimenti alla mitologia greca, pertanto occorreva una persona proprio che conoscesse bene il sardo e l'inglese allo stesso tempo. Pertanto questo libro è già stato pubblicato, è già in vendita anche con l'edizione in inglese. Ora speriamo che in America, nei paesi anglosassoni, ma un po' in tutto il mondo, si prenda in considerazione la lingua sarda per quella che è stata effettivamente. Io questa sera cercherò di dare una spiegazione, anche se breve,
Comunque cercherò di fare un riassunto di quella che è stata la storia della lingua sarda nel periodo della Roma repubblicana. Questo in sintesi è il messaggio che voglio mandare ai nostri ascoltatori. Non ti sento, Pierluigi. Pierluigi, non ti sento. Sì, avevo il microfono spento, scusami. Sì. Direi che posso darti la parola. Sì, okay. Posso darti la parola, mettiamo le slide e poi puoi andare tranquillamente a ruota libera. Io non ti interrompo, così puoi sviluppare tutta la tua relazione e al limite leggo i commenti e le eventuali domande dei nostri amici che mi compaiono qua sullo schermo e poi te ne posso girare qualcuna, va bene? D'accordo. Quindi metterò le slide e tu da questo momento in poi puoi andare tranquillo. D'accordo. Allora iniziamo con questa slide. La lettera V è un segno grafico presente nella lingua latina e ha un doppio valore sia di consonante che di vocale. Ad un certo punto della storia entra nell'alfabeto latino anche la Y greca, che erroneamente nelle scuole italiane, che dove si insegna latino, viene pronunciata come una I. Se noi però andiamo a leggere effettivamente il suo significante, cioè come dovrebbe essere pronunciata effettivamente, e cioè come una U, la parola si trasforma e diviene più familiare a noi sardi intendo. Ad esempio Mirta diventa Murta, Tirrenum diventa Turrenum. E Tirreno è una parola importantissima perché riguarda il mare che circonda la Sardegna. Che cosa vuol dire Tirrenum? Se uno va a fare una ricerca etimologica sulla parola Tirrenum non va da nessuna parte, perché la radice Tir non significa assolutamente niente, non ha un valore intrinseco. Se invece noi questa parola leggiamo effettivamente così come deve essere letta, cioè Turrenu, allora ci cambia completamente il mondo, perché Turrenu ha la radice in Tur, e quindi in Tur, cioè la torre nuragica, e in Turru, cioè il bastone di comando dell'antichità, oggi chiamato Tirso, che vedremo però fra un po'. Quindi questa V, questa lettera, poteva essere anche sostituita con una B attraverso il betacismo, pertanto noi troviamo ad esempio delle parole tipo Vadum, che possiamo tradurre tranquillamente in sardo come Badum, senza considerare quella M del nominativo e dell'accusativo. Ad un certo punto della storia della linguistica, però, le consonanti vengono rafforzate. Inizialmente non vengono rafforzate con una consonante doppia, così come le utilizziamo noi in questo momento, ai nostri giorni, ma con un'altra consonante. E quindi, ad esempio, troviamo scritto in greco Turrenos anche con Tursenos. Pertanto non sono due forme diverse, di diverse varianti del greco, ma la prima, Tursenos, è una consonante R che è stata rafforzata con una successiva S. La seconda, invece, è una consonante doppia. Dobbiamo tenere in considerazione che le consonanti doppie sono entrate nell'alfabeto latino intorno al 200 avanti Cristo. Come vedete in questa immagine, noi abbiamo un vaso greco del 420 circa avanti Cristo, in cui compare cerchiata quella che viene chiamata la Z. Come vedete, questa Z ha la barra dritta, non ha la barra obliqua, e pertanto spesso viene confusa con la iota. Ma come si fa a distinguere una Z dalla iota? Facile relativamente. Questa consonante veniva chiamata consonante doppia perché andava in abbinamento sempre con un'altra consonante. Ma andiamo a vedere giusto qualche esempio. Quindi prima che i greci coniassero la Z che conosciamo noi oggi con la barra obliqua, questa Z era simile alla iota, cioè la Z simile alla I.
Però dal momento che andava in abbinamento con un'altra consonante, noi, per noi è facile relativamente distinguerla. Ad esempio la in figlia, noi troviamo la Z sonora che è legata alla L e pertanto rappresenta proprio la consonante doppia. Di conseguenza figlia in il latino diventa filza. E sappiamo benissimo che un conto è leggere figlia, un conto è leggere filza, perché se noi leggiamo correttamente questa parola ci riporta direttamente al sardo e quindi leggiamo in sardo. Lo stesso esempio lo troviamo ad esempio con la Z legata alla N, quindi leggiamo testimonium e si trasforma magicamente leggendo questa I consonantica in una Z, testimonium, e pertanto leggiamo in sardo. La stessa identica cosa, la R accompagnata da questa I consonantica diventa corium e quindi in sardo diventa corzum. Come vedete, se leggiamo correttamente il latino così come deve essere letto con le regole grammaticali del tempo, leggiamo in sardo. Ma adesso andiamo a vedere, seguiamo con gli esempi, andiamo a vedere la TI più vocale per una legge, diciamo, linguistica. Quando questa Z consonantica è accompagnata da una consonante sorda, anche il suono della Z diventa sordo. Per cui noi abbiamo in resistenza, abbiamo resistenza con una Z sorda. Così la C che precede la I consonantica è una vocale sorda, per cui noi leggiamo brazzo, esattamente con una pronuncia sorda di questa Z. Ad inizio di parola la consonante Z diventa sonora quando è accompagnata ad esempio dalla D, come vediamo qua. Pertanto diacono diventa zaccano, esattamente come in sardo. Quando invece questa D è all'interno di parole in posizione intervocalica, perde di forza e diventa come la nostra S sonora. Pertanto noi in medium lo leggiamo messo. Come vedete, da questi esempi, noi leggiamo esattamente in sardo. Ma andiamo a vedere adesso il verbo, che è la parte più importante del discorso. Noi possiamo chiudere una proposizione solo con il verbo, dicendo canto, e ho già detto tutto in una parola sola. Come vedete, da questo esempio, il tempo presente del modo indicativo del verbo cantare, sardo e latino, sono uguali. È incredibile. C'è solo una piccolissima differenza nella sonorizzazione della seconda persona plurale da cantades in cantatis. Andiamo adesso a vedere il presente congiuntivo del verbo cantare. Come vedete, anche nel congiuntivo, a parte qualche piccolissima differenza, le due forme, sardo e latino, sono uguali, uguali spiccicate, con nessuna differenza. Andiamo a vedere adesso l'imperfetto indicativo del verbo cantare. Anche in questo caso le due forme sono uguali. In questo caso c'è da dare una breve spiegazione. Il verbo che vedete qua in sardo è preso dalla variante nuorese con la B intervocalica. I campidanesi questa B intervocalica l'hanno fatta fuori insieme alla sillaba e i logudoresi invece l'hanno sostituita con una I eufonica. In ogni caso, quello che vedete qua è uguale, il sardo nuorese è uguale sempre al latino. Andiamo a vedere l'imperfetto congiuntivo. Come vedete, anche l'imperfetto congiuntivo è uguale a quello latino, sardo latino. Andiamo a vedere ora il passato. Il perfetto latino. In questo caso c'è una differenza. Come vedete, il sardo ha una forma perifrastica, cioè formato da due parole, mentre invece il latino è sintetico, formato da una sola parola. Però c'è una spiegazione a tutto questo. Quando è stata creata questa nuova lingua statuale, di cui parleremo fra un po', I romani, i latini, sono stati costretti a sintetizzare questo verbo
per riportarlo esattamente alla condizione del greco, cioè togliendo quello che è l'ausiliare avere, perché in greco l'ausiliare avere non c'è, non esiste. Ma in ogni caso questo verbo viene coniato esattamente in sardo, e questa volta con il sardo logudorese, cantavi, cantaisti, cantaviat, cantavimus, cantavisti, cantavim. Solo l'ultima, la terza persona plurale, è diversa dal nostro logudorese. Se andiamo a vedere gli aggettivi possessivi, come vedete, sono uguali, sardo e latino, simili. Anzi, addirittura si può anche specificare che il latino usava indifferentemente sia il logudorese che il campidanese. Per il resto, tutto simile. Andiamo a vedere gli avverbi. Io ne ho scelti solo alcuni. Come vedete, sardo e latino sono uguali. Ma allora ci dobbiamo chiedere cosa cambia. Qual è la differenza tra il sardo e il latino? Una differenza sostanziale consiste in quello che oggi viene chiamato caso. Come vedete da questa diapositiva, l'ultima parte della parola, vedete qua, questo dittongo AE, ad esempio, del genitivo, rappresenta quello che da noi è la preposizione e l'articolo. Quindi, il caso rappresenta quella che è la funzione sintattica della parola all'interno della frase. Pertanto, per poter applicare correttamente i casi nella sintassi, io devo sapere che questa parola è nella frase o un nominativo, o un genitivo, o un dativo, un accusativo, un vocativo, o un ablativo. Pertanto, per poter applicare correttamente i casi nella frase, io devo avere un grado di istruzione piuttosto elevato. Questa è la seconda declinazione, come vedete, ed è simile alla prima, cioè i casi, ad esempio, del popolo. E io lo sintetizzo in populi, cioè questa I finale del morfema nominale mi sostituisce la preposizione e l'articolo. Andiamo a vedere la terza declinazione, greca latina, come vedete, sono simili, cioè i casi del latino sono simili a quelli del greco. E qui ci fermiamo un pochino a riflettere, cioè come mai due lingue che hanno radici completamente diverse le une dalle altre hanno poi il morfema nominale uguale. Questo non può accadere, cioè non esiste in due lingue al mondo. Cioè una lingua può condividere con un'altra lingua, ad esempio il greco con il latino, ma col sardo, anche con l'inglese, che so, la S finale del plurale, ma non può condividere tutte e tre le declinazioni, tutta la flessione. Non la può assolutamente condividere. Può accadere esattamente il contrario, perché la parte del morfema nominale è poi quella che regge la lingua. Noi ad esempio in logudorese diciamo omine, in campidanese diciamo omini. Quella I finale, quella E finale, ecco, contraddistinguono proprio la lingua e sono forti perché rimangono nella parlata e servono proprio a filtrare le radici che provengono da altre lingue. Di conseguenza, nonostante noi ad esempio in Sardegna abitiamo la stessa isola, abbiamo queste particolarità che ci differenziano. Ma anche uomini in italiano ha lo stesso, quella I finale che rappresenta poi il plurale e ha la radice poi quella parola simile anche alla nostra. Quindi le lingue romanze un po' nella radice si rassomigliano tutte. Il problema è che il greco con le lingue romanze non hanno niente a che vedere. Sono lingue completamente differenti. Allora andiamo a vedere come mai, che cosa è successo effettivamente nella storia. Ecco, volevo farvi vedere poi questo verbo particolare della lingua latina, cioè il verbo sardare. Che cosa significa? Significa ragionare con intelletto fino come un sardo. Questo è un verbo che
faceva parte del vocabolario latino. Io qui apro una breve parentesi, qualcuno mi ha detto, ma non l'hai scoperto tu perché esisteva già nel vocabolario? Certo che esisteva già nel vocabolario, però sono stato io a toglierlo dalle pagine del vocabolario e a pubblicarlo nella mia prima grammatica comparata sardo-latina. Neppure Pittau, sebbene avesse coniato il termine sardiano, era riuscito ad individuare questo verbo. È un verbo importantissimo, perché è un verbo autenticamente. Nessuno, se non un sardo, poteva coniare un verbo di questo genere. Andiamo poi prima di... Scusa Bertolo, vorrei che ripetessi cosa significa il verbo sardare. Significa ragionare con intelletto fino come un sardo, cioè ragionare con intelligenza, in altre parole. E quindi è un verbo autoreferenziale, cioè solo un sardo poteva coniare un verbo di questo genere. Non so se mi sono spiegato bene. Sì. Allora, dobbiamo tenere in considerazione poi alcune variazioni che esistevano nella lingua e che tuttora interessano la lingua sarda. Ad esempio, la R e la L nell'antichità venivano chiamate consonanti liquide perché si spostavano all'interno della parola. Per esempio, in sardo diciamo per la pietra, diciamo pedra, perda o preda, in tre modi differenti, proprio perché questa R si muoveva all'interno di parola. La R poi, nel suo consonantico, poteva essere sostituita dalla L, pertanto noi abbiamo nel nord della Sardegna la voce Saldigna, nel centro meridione invece Sardigna, e da altre parti abbiamo Sardinna. Perché questo? Perché, come vedete, questa G che noi troviamo nell'alfabeto latino è stata introdotta a Roma nel 230 avanti Cristo, proprio per sopperire alla mancanza del gamma greco. In origine non esisteva. Per cui, ad esempio, questa G, che poi poteva essere in precedenza una C, era rafforzativa di quella N. Per cui noi troviamo in Sardegna, in alcune varianti, il nome Sardinna. Queste che vedete nella cartina sono le zone occupate dai Greci, cioè quella che viene definita la Magna Grecia. Non dobbiamo guardare queste zone, questi territori con gli occhi di oggi, perché nell'antichità erano città fortissime, ricchissime, che potevano permettersi un esercito di mercenari. Pertanto i Romani, una volta che conquistano il meridione dell'Italia, hanno a che fare con gente acculturata e potente. Quali erano i Greci? In queste tre monete c'è un po' quello che è stato il percorso dei Romani nel meridione dell'Italia. Nel 326 avanti Cristo i Romani entrano a Napoli e coniano la prima moneta con il nome della loro città e la chiamano Roma Ion, esattamente come Ilion, cioè come la città di Troia. Nel 310 usano l'alfabeto latino per chiamare la loro città, il loro stato, e lo chiamano Romano. Qui io spiego questo passaggio in un capitolo che però purtroppo non posso neppure sintetizzare in questo momento, se non da un punto di vista temporale. Nel 240 avanti Cristo i Romani cambiano questa moneta e la chiamano Roma, esattamente come viene chiamata oggi la loro città. Che cosa succede nel 240 avanti Cristo? Una data importantissima, uno spartiacque. I Romani festeggiano la vittoria della prima guerra punica. Quindi i Romani ormai hanno già battuto i cartaginesi e si sentono padroni dell'Italia meridionale. Si sentono padroni dell'impero, in altre parole, cioè hanno le porte aperte verso il mondo. Nel 240 avanti Cristo a presentare la prima opera teatrale in quella che io ho definito la lingua sarda, la lingua latina comune, è uno schiavo greco catturato a Taranto, chiamato Livio Andronico, ospitato a Roma dalla gens Livia. Livio Andronico
presenta quella che sarà la lingua statuale, la lingua ufficiale lì a Roma. Questa lingua ufficiale che Livio Andronico presenta contiene la radice sarda dei nomi, come abbiamo visto poco fa, e i casi presi dal greco. È chiaro che si tratta di una lingua costruita a tavolino, perché i romani erano affascinati dai greci, dalla loro cultura, e quindi avevano necessità di poter tradurre le opere dei greci in lingua latina, e quindi piegano la loro lingua al greco. Ci sono anche le fonti che dicono questo. Le tesi dei latinisti, dei linguisti, degli storici in generale, sostengono che i romani, una volta conquistato l'impero e hanno portato lì nell'impero la loro lingua con i casi presi dal greco, finito l'impero, crollato l'impero, a un certo punto questi casi presi dal greco scompaiono in un territorio vasto quanto il Portogallo, la Spagna, la Francia, l'Italia, la Sardegna e anche la Gran Bretagna. Questo io l'ho definito nel mio libro un falso storico di proporzioni titaniche, perché è impossibile che i casi che costituiscono un morfema nominale scompaiano contemporaneamente in un territorio così vasto e in un periodo relativamente breve per la linguistica. Pertanto noi oggi abbiamo accettato quello che è stato un falso storico. Eppure le fonti parlano chiaro. Ad esempio, nel secondo secolo, ho trovato diverse fonti, ma ne cito solo una. Nel secondo secolo dopo Cristo, Aulo Gellio, lo scrittore romano, in occasione della posa di una lapide in memoria degli scrittori antichi Nevio e Plauto, dice chiaramente: a Roma si sono dimenticati di parlare il latino. Pertanto il latino è una lingua che è nata morta e non è mai stata parlata se non da chi aveva il potere economico di doversi finanziare un insegnante privato. Per cui siamo davanti davvero a un falso storico di proporzioni gigantesche, titaniche. I romani costruiscono alla fine questa lingua ibrida tra con la radice sarda e il morfema greco, semplicemente perché volevano anche imitare quello che era accaduto qualche secolo prima, cioè quando Alessandro Magno, una volta conquistati i territori della Grecia, crea la prima lingua, la prima coinè statuale, mettendo insieme i dialetti greci. Alessandro Magno fa un'operazione sempre costruita a tavolino, però mette insieme dialetti che erano intellegibili tra loro, come può essere il logudorese con il campidanese oggi. I romani invece costruiscono una lingua con la radice sarda, il morfema greco, incomprensibile alla totalità della popolazione, se non a quelle poche persone che potevano permettersi un insegnante privato. Per cui il latino nasce lingua morta. Pertanto è un falso storico il fatto che dal latino siano derivate le lingue cosiddette romanze, tra cui il sardo. Una di queste fonti che mi hanno portato sulla giusta via è il Vaso di Duino, che tutti i latinisti hanno tradotto con i casi ovviamente presi dal greco, falsando letteralmente quello che è il suo contenuto. Io invece ho tradotto questo vaso, la scrittura che c'è in questo vaso, l'ho tradotta in sardo. Semplicemente è stato relativamente facile perché non contiene i casi presi dal greco. Purtroppo è uno dei pochi documenti rimasti precedenti al 240 a.C., comunque nel mio libro ho pubblicato anche un altro documento che è il Lapis Satricanus, cioè un'iscrizione rinvenuta a Satrico, in cui anche in quel caso non compaiono i casi presi dal greco. Per capire però come ha fatto il sardo ad arrivare fino a Roma, cioè perché i romani hanno utilizzato la lingua sarda come lingua ufficiale nella città fortissima e eterna, lo scopriamo un po' andando a ritroso
con la nostra storia, vedendo ad esempio quello che è stato il percorso dell'ossidiana, cioè il minerale, che oggi con la nostra tecnologia riusciamo a misurare, quindi a sapere che l'ossidiana ritrovata in fase di scavo nella Francia meridionale proveniva da Monte Arci e ha 5.000 anni. Allora, a questo punto ci dobbiamo chiedere come hanno fatto i sardi ad arrivare lì nella Francia meridionale, quasi fino a Lione, a non perdersi, cioè ad avere la concezione del territorio, dello spazio e anche del tempo. E quindi, come si dice ancora oggi nella marineria, non si può navigare, non si può solcare il mare all'insaputa del cielo. Cioè il cielo rappresentava nell'antichità una mappa che si rifletteva poi sulla terra. Pertanto dal cielo poi sono arrivate anche le divinità che conosciamo noi oggi, però giusto per avere qualche accenno, ad esempio nell'antichità si era creato un equatore celeste che è simile all'equatore terrestre e intersecava in un periodo particolare dell'anno, cioè durante l'equinozio di primavera, con la linea del sole, cioè la linea immaginaria del sole, la terra che ruotava intorno al sole. Il 21 di marzo, il giorno dell'equinozio di primavera, intersecava in questo equatore celeste. Quando le giornate poi diventavano sempre più luminose, come vedete, questa linea si alzava, la linea del sole, e viceversa si abbassava. In ogni caso, durante il periodo dell'equinozio di primavera, che noi abbiamo attraversato proprio qualche giorno fa, si festeggiava quella che oggi viene definita la Pasqua. Che cos'era la Pasqua? Era proprio il momento in cui, come vedete, andiamo a percorrere il ritroso nel tempo, perché questo punto che noi oggi chiamiamo punto gamma o punto di Ariete non si trova mai nello stesso punto. Quindi 4.000 o 3.000 anni prima di Cristo, come vedete, su questo punto intersecava la cosiddetta costellazione del Toro. Noi oggi ci troviamo nella costellazione dei Pesci e stiamo entrando nella costellazione dell'Acquario, però chiamiamo questo punto gamma ancora punto d'Ariete, sebbene non siamo più nella costellazione dell'Ariete. 4.000 anni prima di Cristo, quando molto probabilmente i sardi capirono questo meccanismo, ecco, utilizzarono questi elementi, cioè la linea del sole con la costellazione del Toro, per rappresentare quella che era la loro mitologia. Noi ad esempio abbiamo, come vedete in questa immagine, la costellazione del Toro o Boe, che è rappresentata da queste stelle che formano le corna e poi anche il viso del bue. Una di queste stelle, molto particolare, una stella arancione, rappresentava l'occhio del bue. Ah, come vedete poi c'era, insieme alla costellazione del Toro, anche un altro gruppo di stelle che vengono chiamate Pleiadi, di cui nella storia della Sardegna qualcuna è rimasta. Ad esempio la stella più grande delle Pleiadi, la stella di Maia, rappresenta il nostro mese di Maggio, ma anche nel nostro Medioevo il rappresentante della comunità era il Maiore, proprio in riferimento alla stella Maia. Maieddu è anche il nome di Antonio Maria o Antonia Maria, e così via. Queste due stelle, ad esempio, che rappresentavano la madre e il padre delle Pleiadi, e così le vedevano nell'antichità, erano Atlante e Pleione. Si è molto discusso sulla Sardegna, isola di Atlante. L'isola di Atlante, secondo il mio punto di vista, prende il nome proprio da questa stella, dalla stella Atlas. Come abbiamo già annunciato, come già accennato poco fa, questa L di Atlas era una consonante liquida che si spostava in questo caso, spostandosi in modo regressivo, ha assimilato la vocale U,
perché inizialmente questa Atlas, così come viene pronunciata in greco, era una tuna, cioè il solco sacro con cui nell'antichità si fondava una città. Tito Livio e Plinio il Vecchio descrivono esattamente come viene fondata una città, e cioè si passa il solco sacro intorno al punto in cui deve nascere la città, che non è nient'altro che la Pula. La Pula era nell'antichità la città da cui poi i greci hanno trasformata in polis. La Pula noi la troviamo ancora oggi nella paglia delle messi, quando solleviamo il grano per aria, e quella che rimane, quella che vola via, è la Pula. E loro vedevano la Pula esattamente come la quantità di stelle nel cielo notturno. Infatti chiamiamo la galassia in sardo Bia de Savazza o de Sappalla, e cioè Bia de Sapula. Ogni granellino di sabbia rappresentava la Pula, rappresentava la città. Questa costellazione del Toro Oboe, come abbiamo detto, aveva una stella arancione che rappresentava l'occhio. Questa stella arancione in sardo si chiama Cocco, esattamente come il cognome sardo, che rappresenta proprio l'arancione. Per cui abbiamo l'albicocca, abbiamo il suane coccoi, un saguzzolo adesso, cioè proprio l'uovo ad indicare questo colore arancione. Abbiamo anche, come vedete qua, l'occhio rappresentato incastonato in una borchia d'oro della Roma repubblicana. Abbiamo l'uovo all'occhio di bue, che rappresenta esattamente il colore di quella stella, ma soprattutto abbiamo il nostro amuleto Saverna del Sucru, che si rifà ancora a quella stella lì. Quindi noi festeggiamo la Pasqua con questi elementi come se 5.000 anni non siano stati mai trascorsi. Ed è incredibile. Cioè, rappresentiamo la Pasqua così come veniva rappresentata 3.000 anni prima di Cristo. Poi abbiamo, ad esempio, in questa slide, come vedete, abbiamo proprio la rappresentazione visiva della costellazione del Toro Oboe nella linea del sole o eclittica. Quindi anche nella iconografia egizia noi abbiamo la sfera del sole incastonata nelle corna, a rappresentare proprio questo periodo storico particolare. È un periodo storico particolare per noi, perché poi lo riproduciamo nelle nostre Domus de Janus, come vedete qua, la luna crescente con la clessidra, sormontata da una clessidra, e a fianco la moneta repubblicana, che riproduce esattamente quello che noi abbiamo scolpito nelle nostre Domus de Janus secoli prima. Come vedete, poi abbiamo anche la rappresentazione del toro, Sant'Andrea Priu. Ma la cosa più importante da considerare è che nelle nostre Domus de Janus, oltre alle Prutumi Taurine e anche nella iconografia nuragica, utilizziamo la costellazione del toro o del boe nei nostri elmi cornuti. Quindi li troviamo nei bassorilievi egizi, li troviamo nei bronzetti nuragici e li troviamo nella statuaria. Quindi questo elemento è caratteristico solo dei sardi, cioè solo i sardi utilizzano l'elmo cornuto in quel periodo storico, che si chiamava Corus. Esattamente corru, se noi consideriamo quella Y come una U. Un'altra caratteristica peculiare dei sarti, come vedete in questa immagine, era l'elmo cristato. Questo elmo si chiamava crista, esattamente come la cresta del gallo in sardo. Perché? Perché era il gallo a rappresentare al mattino la nascita del sole. Per cui noi abbiamo i sacerdoti con l'elmo cristato, il disco di Festo con il guerriero sardo con l'elmo cristato o pennato, i bassorilievi egizi, i bronzetti nuragici e anche la statuaria a rappresentare il sole. Questo è un elemento importante, perché
troviamo l'elmo pennato o pinnato o crissato, lo troviamo poi nella Roma repubblicana. Cioè i romani usano lo stesso elmo che viene utilizzato dai sardi. La moneta che vedete qua in questa immagine, che vedete qua in questa immagine del sardo Spatter, come vedete è simile a quella di Augusto, con la corona radiata a rappresentare il sole. Sardo Spatter altro non è che il dio Apollo, cioè viene rappresentato esattamente con l'elmo pennato a rappresentare proprio il gallo. In queste immagini abbiamo anche un dipinto riprodotto in una tomba a Nola, nei pressi di Napoli, in cui sono rappresentati, come vedete, due guerrieri, uno con l'elmo pennato e l'altro con l'elmo cornuto, esattamente a rappresentare la costellazione del Toro e la linea del Sole. Anche il vaso etrusco, come vedete, è rappresentato da un gallo con la cresta sollevata. Queste figure vengono chiamate a Roma, come antenati dei romani, patres penates, con una lieve corruzione. Come abbiamo detto poco fa, le consonanti doppie gemelle vengono introdotte nell'alfabeto latino solo intorno al 200 a.C. Il primo a firmarsi con una doppia N sarà il letterato Ennio, per cui quei penates è una lieve corruzione di pinnates, cioè erano i padri pennati, con l'elmo pennato, esattamente come quello che indossavano i sardi nell'antichità. Un'altra figura caratteristica della Roma repubblicana è quella che viene chiamata Mater Matuta, senza quella N, con una lieve corruzione. Come vedete, la mantuta non è nient'altro che il nostro mantello, che in sardo viene chiamato manta. Anche il nome di Maria Antonia viene chiamato ancora oggi Mantui, proprio con riferimento alla manta. Vedete, in questi bronzi telluragici, le divinità che le impersonano hanno il mantello, esattamente come quello riprodotto poi dai romani in questo, nella Rapacis, nella scultura della Rapacis. Il mantello non è nient'altro che il tellus, rappresenta poi figuratamente la parte della terra che protegge la crosta terrestre, che protegge i suoi frutti, che protegge quello che l'uomo considera fonte di vita. Un'altra costellazione molto importante per l'antichità era la costellazione del Cigno. Come vedete, è una costellazione cruciforme, per cui noi abbiamo la Venere cruciforme, quella che vedete qua in questa immagine di Senorbì, che arriva fino al Neolitico. Già dal Neolitico noi rappresentavamo questa particolare costellazione del Cigno, poi diventata simbolo della femminilità. Come vedete, dal simbolo della femminilità poi anche gli egiziani utilizzano più o meno lo stesso simbolo con la croce ansata. Lo stesso simbolo diventa poi uguale a quello della dea Tanit e poi al pozzo sacro. E quindi è il pozzo scavato nella terra, nella madre terra, da cui la terra stessa genera quella che è la vita, quella che è l'acqua. La costellazione del Cigno, come vedete qua, era scritta nell'antichità con quella Y che abbiamo visto all'inizio, quella G che non esisteva nell'alfabeto latino, che deve essere trasformata in una C rafforzativa di quella N, senza la S sigmatica del nominativo, questa costellazione da Cigno si trasforma in Cunnu, esattamente come l'organo genitale femminile in sardo. Se noi leggiamo correttamente, così come deve essere letta questa parola, leggiamo in sardo e ha un altro significato rispetto invece al Cigno, che è un anatide. Però, come vedete, nella iconografia romana e greca il Cigno è sempre associato all'amore e quindi ci riconduce quasi direttamente sempre alla Venere connusa.
Perché la chiamo Kumus? Semplicemente perché, come vedete nella scritta in alto, in greco, quella K seguita dalla N, dalla Y e quella famosa D più I più vocale che si legge come una nostra S sonora, diventa magicamente Cunnusa, e cioè la Venere Cunnusa, la Venere Erucchina. I romani chiamano Erucina, Erucina non ci dice proprio assolutamente niente, però se noi leggiamo correttamente Erucchina, la trasformiamo in Erucchina, e cioè nella Venere della Croce, esattamente come l'abbiamo vista poco fa. La Sardegna veniva chiamata nell'antichità Icnusa, ma quella Icnusa è, secondo il mio punto di vista, una corruzione di Cunnusa, esattamente così come veniva chiamata anche la Croce. Una delle strade principali che attraversavano l'isola nell'antichità, presente nella tabula peutingeriana, viene chiamata Crucis, cioè della Croce. Il nome Cunnu veniva utilizzato nel Medioevo per chiamare anche delle sorgenti, per chiamare dei nuraghi. E qui è utile raccontare un aneddoto per capire esattamente che cosa è stato l'impatto di Cunnusa con l'avvento della religione cristiana. Il vescovo di Suelli viene portato in giro per il territorio e i suoi accompagnatori gli fanno vedere un nuraghe. E lui chiede come si chiama questo nuraghe. E lui dice, gli accompagnatori dicono, si narra sul nuraghe di Sugunnu. E quindi il vescovo rimane così e dice, no, questa è una parola impronunciabile per chi ha acquisito un'educazione cristiana. Per cui lo chiameremo da oggi sul nuraghe di Sunomini Malu. Cioè, in altre parole, del nome cattivo, perché Cunnu era un nome impronunciabile, pertanto esce dalla toponomastica della Sardegna, e molte fonti e anche molti luoghi vengono chiamati proprio, come vedete qua in questa immagine, Mizza o Minza de su nomini Malu. Ma questo succederà anche nel sud dell'Italia, e cioè alcune fonti, ad esempio io ho trovato un toponimo nei pressi di Crotone, in cui una sorgente viene ancora chiamata dalla popolazione del posto Funtana Udugunnu, però allo stesso tempo ha un secondo nome che viene utilizzato quando questa parola diventa impronunciabile, cioè Funtana de Malulume, Funtana del nome cattivo, in altre parole. E quindi scompare la divinità di Cunnusa, scompare dalla nostra mitologia, quindi dalla nostra storia. Quello che i sardi antichi ci hanno lasciato sono i nuraghi, e sono è incredibile, oltre poi ai nuraghi, tombe di vario tipo, ma facendo un raffronto così velocissimo di qualche numero, perché abbiamo poco tempo, possiamo dire che dal Neolitico fino alla fine del bronzo i sardi hanno costruito qualcosa come 20.000 siti archeologici di questo genere qua, considerando le domus degli Anas, considerando anche gli altari, come vedete questo di Monte d'Accordi, e tutte le altre costruzioni megalitiche. È una cifra impressionante, cioè questo ci deve far riflettere, perché noi non possiamo non considerare questi elementi architettonici come frutto della loro cultura. Se i sardi sono stati in grado di costruire queste mastodontiche costruzioni megalitiche, sicuramente avranno avuto anche la capacità di conquistare culturalmente il Mediterraneo. Io ho trovato scritti in sardo tantissimi toponimi nell'Africa settentrionale, nella Grecia e nell'Anatolia e nell'Oriente. Toponimi che possono essere ricondotti solo alla lingua sarda, perché nella lingua greca non hanno un significato intrinseco. Vi faccio un esempio banalissimo e velocissimo. Ad esempio l'Arcadia, la regione dell'Arcadia. L'Arcadia nasce da due elementi principali. Questa parola nasce dall'arco e dall'arca, che sono gli elementi fisici da cui questa parola prende forma. In greco per Arcadia si intende solo quella regione storica, perché sia l'arco che l'arca vengono chiamati in altra maniera. Pertanto siamo sicuri che questa non è una parola di fondazione greca, ma sarda. In altre parole, facciamo il DNA alle parole. Poi c'è sempre il dato secondo cui i sardi
non potevano navigare, non avevano questa capacità, nonostante poi siano state ritrovate in siti archeologici tantissime navicelle votive che riportano un periodo storico precedente. Ma se noi andiamo ora ad analizzare la nave, gli elementi di una nave, di un'imbarcazione moderna, troviamo i nostri cognomi sardi lì all'interno. Intanto il comandante si chiamava Cus, proprio perché dirigeva la nave veloce, la nave corsara veloce. Cusso, ad esempio, Cornelio Cusso è stato nel 500 a.C. uno dei tre guerrieri romani che era riuscito a conquistare, ad uccidere il comandante nemico in battaglia. Per questo era stato insignito della più alta onorificenza che un soldato potesse ottenere. Cusso, come tanti altri cognomi sardi, io li ho trovati nella Roma repubblicana. E questo è un dato incredibile. Oggi a Roma, ad esempio, ci sono 150 famiglie con cognome Cusso, in Sardegna ce ne sono qualcosa come 3.000. Per cui è facile capire che il Cussus della Roma repubblicana era un sardo. Ma adesso veniamo all'imbarcazione. Vedete, l'imbarcazione ha questa parte della prua che solitamente è costituita dalle corna di un cervo oppure da una bella donna, da una Venere, si chiama polena, con una lieve corruzione in pulina. Pulina non è nient'altro che il puntatore della pula, cioè il puntatore della stella, perché la rota si seguiva seguendo la stella, seguendo il cielo. La parte della prua, cioè la parte non è nient'altro che una metatesi della pura, parola d'inglese, che ci riporta alla pira, cioè agli assi di legno che costituiscono proprio la punta dell'imbarcazione, la più resistente, e quindi al cognome anche pira o piras. La parte interna è il gavino che ci porta al nostro gavino Bainzu, semplicemente perché era il punto in cui l'acqua batteva fortemente ed era quello più che doveva essere più resistente, esattamente come il banzu, cioè banzu che è tradotto dal sardo all'italiano diventa sussa. Sussa sarebbe quella che l'acqua dà al cantaro quando va a sbattere contro. La parte centrale della nave è la carena, come la nostra carena, così come si dice in sardo. Quella più piccola è la carina, esattamente come il nome sardo di Caterina. La parte posteriore invece è della poppa, è costituita dalla barra, cioè e si può andare col timone barra a destra o barra a manca, esattamente come le due barre che costituiscono le nostre due guance. La parte del timone che entra nell'acqua si chiama pala, esattamente come il cognome pala. L'ancora che va ad ancorare la nave si chiama marra, si chiamava marra, esattamente come il cognome marras. La punta della marra si chiamava patta, esattamente come il cognome patta. L'albero della nave si chiamava pinnone, e la punta del pinnone si chiamava pinna, come il cognome pinna. La parte su cui batte il vento si chiama mura, come il cognome mura. Ma la cosa più importante è il nome dell'imbarcazione, Sanave, che ci riporta a Sanae, cioè al tronco dell'albero, il primo elemento che poteva galleggiare nell'acqua. Oggi gli inglesi chiamano la marina militare navi. Per loro navi è solo l'imbarcazione, mentre invece per noi che abbiamo coniato quel termine, in nave sia l'imbarcazione ma anche sia l'elemento principale con cui quell'imbarcazione è stata costruita nell'antichità. Adesso veniamo agli elementi che costituivano la cultura, la civiltà romana. Prima di tutto il Tirso. Se noi prendiamo quelle chiavi di lettura che abbiamo visto agli inizi con le slide, allora riusciamo a capire che il Tirsus, esattamente così come lo vediamo e lo leggiamo ancora oggi in lingua latina, alla fine diventa il Turru, perché quella S, quella seconda S, come abbiamo visto poco fa nel Tursenus, quella seconda S altro non è che rafforzativa di quella R, e quindi il Tirso si trasforma magicamente in Turru. Come vedete nel bronzetto nuragico, il comandante o il sacerdote porta in mano il turru, cioè il bastone di comando dell'antichità. Il Tirso, cioè il fiume più importante della Sardegna, era antichità il turru, cioè rappresentava il bastone di comando dell'antichità.
Oggi il tirso viene utilizzato dal Papa, dai sacerdoti, e come vedete è un prodotto che deriva dalla parola sarda turru. Che cos'è il turru? Ancora oggi noi abbiamo il turru, il bastone con cui si miscela l'albume, le mandorle e il miele per fare il turrone, esattamente. Però il turru era il bastone di comando dei sacerdoti che disciplinavano il culto delle acque. Ecco perché il nostro fiume principale si chiama in questa maniera, turru. Andiamo a vedere poi il cappello, che è particolare, che noi troviamo in questo bronzetto qua di Tetti, ma anche in altri bronzetti. Il cappello a punta, se noi leggiamo come deve essere letta la parola tiara, così come lo chiamiamo oggi, lo pronunciamo Zara, esattamente come il cognome sardo Zara. Zara, ad esempio, lo troviamo nel toponimo di Zaramonte, tradotto erroneamente Chiaramonte in italiano. Ma se noi andiamo a osservare il paese di Chiaramonte, vediamo che ha la sua abitazione, le sue abitazioni costruite, edificate su una montagna esattamente uguale a questo cappello a punta. Monte Zara è anche una montagna nei pressi di monastere in cui sono presenti anche delle Domus de Janus. Un'altra costellazione importante dell'antichità era la costellazione di Orione. In questo periodo poi la potete osservare nel cielo e se non c'è inquinamento luminoso potete distinguere perfettamente le tre stelle della cintura e la stella che costituisce la spalla di Orione. È una stella rossa ed è per questo che gli arcieri nell'antichità usavano il mantello rosso come mantello per distinguersi proprio come per rappresentare sulla terra quello che loro vedevano nel cielo nella costellazione di Orione. Queste tre stelle che rappresentano una cintura sono le tre pula, cioè le tripulas, quindi noi troviamo con questa denominazione una città nella Libia, una nell'Oriente, un'altra in Anatolia, e rappresentano in sardo ancora oggi Sudriginu, cioè quello che viene poi chiamato allo stesso tempo anche Soriano, sono sinonimi, Triginu e Soriano sono sinonimi. Sudriginu diventa anche il Triginzo, cioè diventa il nome della fondazione di un centro. Sudriginzo antico si dice ancora in logudorese per indicare i tre rioni che costituivano la base di un abitato, di un paese. Questi Triginu, questo Triginzo, con il suo mantello rosso di porpora, li troviamo poi, come vedete, nella Roma repubblicana. Cioè Roma nasce esattamente in un Triginu, cioè in tre colli. Tre colli di Roma, che sono scritti in sardo, chiaramente. Ad esempio, la veglia non è nient'altro che, utilizzando il betacismo che abbiamo visto poco fa, è Sabilza, e cioè la veglia, quella che serve, quella che viene chiamata così ancora oggi in sardo, per rappresentare chi rimane sveglio, chi fa la guardia, soprattutto di notte. Il palattino è nient'altro che il palatto, così come vengono chiamati tantissimi toponimi in Sardegna. E il Germanus, che è la parte, diciamo, più interessante dei tre colli, rappresenta l'acquedotto. Il Germanus non è nient'altro che, come abbiamo visto poco fa, con quella R che si sposta all'interno di parola, il Germano o il Germano, cioè il gemello, perché nell'antichità la costellazione di Gemini, la costellazione di Gemelli, rappresentava proprio l'acquedotto, perché le pietre andavano parallele le une con le altre. Come vedete, qua io ho rappresentato questi tre colli come una tripulas, che sonorizzata diventa una tribula, cioè il forcone a tre denti, così chiamato in Sardegna, che serviva, come ho già accennato poco fa, a separare il grano dalla pula durante la trebbiatura. Quindi la paglia che si alzava, la pula che si alzava nell'aria e che rappresentava le stelle, poi alla fine diventa, si concretizza in una tres pulas, in una tribula. Ancora oggi noi chiamiamo il mese delle messi in sardo
Triulas o Tribulas, nel centro meridione, Argiolas, che comunque è sempre riferito alla tribiatura. In ogni caso, Roma nasce come una Tribulas, con i tre colli che rappresentano appunto la cintura di Orione. Come vedete, da questa immagine noi abbiamo quello che viene chiamato il Gremano. Il Gremano è l'acquedotto presente a Funi, un acquedotto nuragico. Un acquedotto che è rimasto quasi integro, quasi intatto. Il Gremano poi, in logudorese, in altre parole, se noi non consideriamo quella G rafforzativa che c'è iniziale, che viene utilizzata soprattutto nel nurese, nel logudorese, nel logudorese diventa Remano o, più precisamente, Romano. Quindi il Romano è a maschile, rappresenta l'acquedotto, la Romana invece al femminile rappresenta la fonte. Rappresenta soprattutto la fonte di acqua gassata. Per cui se noi torniamo un po' indietro e vediamo la Roma repubblicana, la cosiddetta Roma quadrata, vediamo che è strutturata proprio, il foro romano è strutturato proprio nei pressi della fonte di Giuturna, che era una fonte di acqua gassata nell'antichità, conosciuta e famosa in tutto Lazio per le sue proprietà benefiche, soprattutto nella cura delle malattie renali. Quindi la fonte di Giuturna è una Romana, esattamente come la Romana che abbiamo noi in provincia di Sassari. Infatti la porta che apriva dalla fonte di Giuturna al Palatino si chiamava Porta Romana. Così come è successo per le tribula, che sono diventate tribù con il troncamento dell'ultima sillaba, le famose tre tribù che hanno costituito la Roma antica, allo stesso modo la Romana, cioè la fonte di acqua gassata, diventa Roma e poi Roma. Pertanto sia i tre colli, sia, a me viene da sorridere quando do queste spiegazioni perché sembra incredibile, ma è così, a questa è linguistica. Quindi sia la tribù che viene troncata nella pronuncia dell'ultima sillaba e sia anche la Romana che viene troncata nell'ultima sillaba hanno nomi sardi. Andiamo a vedere il foro romano, che è questa la parte, abbiamo visto poco fa, centrale di Roma. Il foro, questa immagine che vedete è il tempio di Vesta, un tempio circolare al cui interno c'era un vero e proprio forno, e quindi il foro o il forum o il forru prende il nome proprio dal fatto che all'interno di questo tempio vi era un forno dove veniva tenuto acceso il fuoco perenne, simbolo del focolare domestico. Questa è storia. Questo ci riporta sempre alla nostra lingua sarda, perché se noi leggiamo il forum con le regole grammaticali del nostro tempo, non riusciamo a cogliere quello che è il suo significato intrinseco. Il forum non è nient'altro che il forro, cioè il nucleo principale del forno che era presente all'interno di questo tempio. Andiamo a vedere poi un altro elemento della Roma repubblicana, molto importante, era il carro da guerra, che veniva chiamato currum, esattamente come il verbo sardo currere, preso dal sardo currere. Il comandante che deteneva il curru era il curatore, oggi pronunciato con una sola R. Così come in Sardegna troviamo nel Medioevo le curatorie, nella Roma antica repubblicana troviamo le curie e hanno lo stesso identico significato, cioè a dirigere le curie era colui che deteneva il curru, cioè il carro da guerra. Come vedete,
In questa diapositiva è rappresentata la costellazione del carro minore, e cioè si riferisce sempre al carro da corsa, al cocchio, da cui il cocchio nasce, proprio per la particolarità che stella arancione, detta coccab in arabo, ci riporta di nuovo al cocco, al colore arancio detto in sardo. Questa costellazione era importantissima perché segnava il polo nord celeste. Per una certa epoca il polo nord era segnato non tanto dalla stella polare, ma proprio dalla stella coccab o dalla stella cocco, che rappresentava proprio l'asse del carro. Roma quindi passa dalla tripula, cioè dalle tre stelle, dalle tre pulas, all'urbe, e cioè alle sette stelle, ai sette colli che sono presenti attualmente nella Roma del centro storico. Quindi sono sette colli che rappresentano proprio idealmente il carro da guerra dell'antichità. Il manico di questo carro, ancora oggi in sardo, viene chiamato urbum, da cui nasce la cosiddetta urbe. Tra qualche giorno il Papa darà la benedizione urbi et orbi. Ecco, allora noi dobbiamo capire da dove arriva la parola urbe. Per chiudere, presentiamo quella che è la spada per eccellenza dei romani, e cioè il gladio. Se noi andiamo a leggere così come deve essere letta questa parola, sappiamo benissimo che la G non esisteva, che era una C inizialmente, che era rafforzativa di questa L, che la D più I più vocale è la nostra S sonora, e quindi il gladio si trasforma magicamente in lasio, su alasio, e cioè agrifoglio. Come vedete, la spada, questa è nuragica, rappresenta idealmente la foglia dell'agrifoglio, con le spine che sono nelle punte e anche ai lati, a rappresentare saunta e sazza, e cioè il taglio e la punta. Quindi da Lasio ci sono i cognomi sardi, Lasia, Lasio, Lasio, e così di seguito. Questa rappresentazione della spada, che ha il nome del nostro agrifoglio in sardo, è proprio significativa della cultura sarda presente nella Roma repubblicana. Io vi saluto con questa parola adiuso o adiosa. Adiuso e adiosa. Adiosa è la famosa canzone cantata di Non Poto Riposare, conosciuta meglio come Non Poto Riposare. Adiosa, quando due persone in sardo si salutano, si dicono adiuso, si augurano di trovarsi esattamente nella posizione in cui il sole si trova a mezzogiorno, cioè nel momento in cui il sole è più alto nel cielo e la sua luminosità è massima. Pertanto dobbiamo sapere che quando diciamo adiosu ci stiamo augurando di trovarci con il sole alto nel cielo. Io con questo ho terminato, non so se rimane qualche minuto Pierluigi per poter poi rispondere ad eventuali domande, o se ho finito l'ora, perché mi sembra di essere giunto a conclusione anche dell'orario. Abbiamo sforato di 10 minuti, quindi siccome so che tu quanto me sei social, nel senso che partecipi a Facebook, partecipi ai dibattiti, ti chiederei di intervenire una volta chiusa la trasmissione, anche domani non c'è problema, in tutti i vari commenti che compariranno nella mia bacheca, per dare delle risposte, perché oltre ai saluti e ringraziamenti, in tanti avranno delle domande da farti. Va bene, quindi io con il pubblico che c'è qua in sala ti salutiamo, magari con un applauso. Grazie. Saluto, e ti ringraziamo, anche se sei in presenza, è come se avessimo... Saluto tutti. Va bene, voi con un adioso. A questo punto sì, adioso col sole alto.
Va bene, un caro saluto. Vi ricordo che venerdì prossimo sarà Venerdì Santo, quindi Onebu non si riunirà, non ci sarà nessuna trasmissione. Ci rivedremo direttamente venerdì 14 con Natalia Guiso, Nati Gui, Nuravigan, e quindi ci porterà in due siti archeologici per un'esplorazione. Auguriamo buona Pasqua a tutti, vicini e lontani, da me e da Bertolù. Saludos.